Che ogni cultura possiede una grande ricchezza di valori e di risorse che emerge solo se abbiamo la volontà di cercarle. Vi faremo conoscere l'Europa, un continente vecchio con un albero secolare, un continente di grandi navigatori e missionari che hanno portato il Vangelo di Gesù a tutte le genti, un continente di tanti artisti e scienziati. Ricordati dell'Europa per tutte le persone che aiutano i bambini del mondo. Faremo conoscere l'Africa, un continente dove la vita è stata in tutte le sue meraviglie. Migliaia di isole luminose di sabbia e di palme galleggiano sull'oceano azzurro, dove i bambini sono vestiti di sole e di tatuaggi fantasiosi. Ricordati dell'oceano. Faremo conoscere l'America, diceva Martin Luther King. Io ho un sogno che un giorno questa nazione si solleverà e vivrà fino in fondo il saggio delle sue convinzioni. Se volete divertirvi, che aspettate? Io sono qua, delle storie narrerò ed il tempo fuggirà. Dite voi cosa volete, storie nuove, vecchie, strane? Fiabe, favole o leggende, anche quelle un po' banzane. Io ne so di corte, lunghe, medie, folli. No, di uno scrigno misterioso che segreti conteneva per viaggiare tutto il mondo. Esso esiste nel celato in un posto sorvegliato. Dove? Tu lo vuoi sapere? Non è mica il mio mestiere rivelare questi segreti più preziosi di amuleti. Su via, mi sono stufato di star qui su questo prato. Vado via, chi vuoi mi segua, ho bisogno di una tregua. Diremo di ciò che incanti di tutto il mondo, meraviglioso, grande e rotondo. Perciò da che terra vogliamo partire se giochi incanti vogliamo scoprire? Tradizioni cantate diverse e bellissime, sarebbe bello scoprirne tantissime. Perciò possiamo partire se feste e giochi vogliamo scoprire. America, Asia, Australia o dall'Europa con dentro l'Italia? È più vicina per poi spostarci fino alla Cina. Con una mongofera, oppure bicicletta, su una barca a vela, oppure motoretta. Se vuoi non essere freddo, lo devi prenotare, ma vale la pena di provare. Questo scrigno racchiude in sé un tesoro, non pensare a gioielli, argenti o all'oro, ma al desiderio di viaggiare. E vivere in mondo. Acchiappa al volo le storie e i colori, i paesaggi incantati e persino gli odori. In fondo d'aspetta di farla soffrire, vuole la gioia di lasciarti stupire. Benissimo, Idrei, sembra fatta apposta per te. E questo cos'è? Sembrerebbe un plotto, anche se non fa una leggenda, non l'ho mai vista prima. Benvenuti in Romania e in Polonia. Io
sono Justina, voi venite dal paese del mare e del sole. Io vi avviso, qui in Polonia è freddo, un sacco. Ma i nostri cuori sono scaldati da santi e beati come Papa Wojtyla. In inverno, quando arriva il Natale, la mia felicità sale. A sera esco a cantare la collenda ed uno di noi tiene in mano una stella. La stella è bella, è grande, assai, e con essa tendrò il dolce sogno in questa lunga nottata. Dobra notte, buonanotte a tutti! Il freddo intenso finirà e la festa della Marzanna in tutte le scuole un rito sarà. Una bambola di festa e il fiume andrò a gettare, così l'inverno te ne potrà andare. Arrivederci, dove c'è la neve. Buongiorno, già ne dopo la primavera, il mio desiderio di ballare all'aria aperta si avvera. Ed era un mare in silenzio, ed era un mare in silenzio, ed era un mare in silenzio. Che ne dite di guardare tutti insieme un pitico ballo polacco? Lo balleremo io e i miei compagni. Bravissima.
fiumi maestosi e misteriosi. Lì comparve l'uomo tanti anni fa. Deserti aridi, foreste impenetrabili, questo è il fascino dell'Africa. Maschere rituali e voci di tamburi, non puoi resistere all'Africa. Thank you.
incrociamo lo sguardo di creature straordinarie. Il vostro ricordo sarà custodito nei vostri cuori.
Vi auguriamo di conservare lo spirito semplice come quello dei bambini, di affrontare la vostra vita futura con entusiasmo e serenità. Grazie. Veramente meravigliosi. Tutto il personale della scuola fa un elogio da parte di tutti i cittadini di San Giacomo, penso. Poi volevo fare un saluto di cuore alle maestre che hanno deciso di andare in pensione, ma certamente noi ce le ricordiamo con tanto affetto. Poi mi ha colpito nell'invito alcune parole che volevo ripetere. Ringrazio tutti i bambini del paese, ringrazio tutti i genitori, ringrazio l'amministrazione, il sindaco, tutti quanti, e ringrazio soprattutto le colleghe che hanno lavorato con me e hanno avuto fiducia e stima nel mio operato. Grazie a tutti. Grazie a voi.